Abbiamo bisogno di vivere la città a partire da uno sguardo di fede che scopra che Dio abita nelle sue case, nelle sue strade e nelle sue piazze. Questa presenza deve essere scoperta, svelata. Dio non si nasconde a coloro che lo cercano con un cuore retto e sincero. Così ha esordito il vescovo Armando Trasarti, citando le parole di Papa Francesco, domenica 10 luglio, nella Basilica di San Paterniano a Fano, in occasione del santo patrono della città e della diocesi. All'inizio della celebrazione trasmessa in diretta su Fano TV, il vescovo ha ricordato le vittime della tragedia avvenuta in mare. Noi non abbiamo le risposte per tutto, forse dovremmo tacere, capire, non giustificare, ma nemmeno giudicare. La vita è un dono prezioso, cerchiamo di utilizzarlo al meglio, il più possibile. A livello affettivo, di compassione ma anche di preghiera, proseguito Trasarti, attraverso il silenzio riponiamo questa giovane famiglia nelle mani di Dio sotto la protezione di San Paterniano. Poi, durante l'omelia, ha ringraziato la Capitaneria di Porto e tutte le forze dell'ordine che operano per tutelare la sicurezza e la vita dei cittadini e a volte per accompagnare le disgrazie. Speriamo però di riconoscere il vostro servizio anche a livello preventivo. Quando ci invitate a livello preventivo, essere saggi, prudenti nella strada, nel traffico, altrimenti solo nelle disgrazie è troppo poco. Ammirarvi. Oggi, ha aggiunto il vescovo, se pensiamo al patrono ci vengono in mente immagini più che rassicuranti, di protezione serena, priva di doppi fini, addirittura familiari. Dio abita nella nostra città e ci spinge a costruire relazioni di prossimità per accompagnarla nella sua crescita, incarnando la parola di Dio in opere concrete. Poi il tema della città, cioè il vivere comune tra le persone. Oggi viviamo in contesti frenetici e frammentati, in un tessuto sociale sempre più debole. Ciò porta gravi conseguenze anche nel modo in cui viene vissuta la città. È sempre più forte la percezione di scollamento tra la caotica e frenetica città che viviamo ogni giorno e la città ideale, quel tutto armoniosamente unito che desideriamo. Città a misura di uomo, ha poi precisato Trasarti, non vuol dire semplicemente organizzare infrastrutture e servizi in modo efficiente, ma significa assumere come metro di valutazione delle scelte politiche le concrete necessità di ordine materiale, relazionale e spirituale delle persone. La conclusione del discorso sta in un due verbi: va e anche tu fa lo stesso. È un'esortazione a passare dalla teoria alla prassi, un invito alla misericordia che nasce non da una norma, bensì da un cuore disponibile e convertito. Solo così possiamo essere nel mondo un segno piccolo, ma luminoso come Chiesa, di una compassione che viene, Signore, solo da Te. Ti amo perché sono amato e Ti amo come sono amato. Gesù si è chinato su di noi e così ci ha salvati, sperando che contemplando possiamo anche noi fare altrettanto, nel nostro piccolo, ma almeno provarci. Buona festa a tutti, che San Paterniano ci dia consolazione, ci dia fermezza, ci dia passione per le cose giuste e ci dia amore viscerale alle nostre città, che siano città per tutti e città di uomini liberi e liberanti.